Giovanni Paolo II, quell'uomo afferrato da Cristo. Questo è il titolo che abbiamo voluto dare a questo che è una sorta di grande omaggio che il meeting vuole tributare al beato Giovanni Paolo II. Ben consapevoli dell'enorme debito di riconoscenza, di gratitudine che abbiamo verso il pontefice, per come paternamente... E in modo appassionato ha accompagnato la nostra storia, la storia del meeting, la storia del movimento di comunione e liberazione che è all'origine del meeting di Rimini, e come ci è stato testimone in tutto il suo lungo e proficuo pontificato di che cosa può diventare un uomo. Un uomo come noi, se si lascia afferrare, trascinare dall'incontro cristiano, che cosa può fare Cristo di una persona, della cosa più piccola che esista nel cosmo, ma che razza di imponenza umana, di fede può diventare un uomo? Come ha ricordato nella omelia alla cerimonia di beatificazione del primo maggio scorso, Benedetto XVI. Quanti, quanti anche tra noi, quanti nel mondo, hanno ritrovato l'entusiasmo, le ragioni, la gioia di essere cristiani? Lui che fin dall'inizio. Del suo pontificato aveva invitato a non avere paura di Cristo, anzi a spalancargli le porte, a cedere all'attrattiva di quell'uomo che attraverso i suoi gesti, le sue parole, i suoi viaggi per il mondo rendeva attuale, presente, contemporaneo a ciascuno di noi l'avvenimento di Cristo. Duemila anni di storia tornavano a essere possibili nell'oggi della storia, in un momento drammatico, difficile per la vita degli uomini, dei, delle nazioni, dei popoli. E allora noi abbiamo pensato, ricordando anche il grande incontro del 1982 proprio a Rimini, al meeting, quando ci invitò a costruire senza stancarci la civiltà della verità e dell'amore, a lavorare e a soffrire per questo. E allora oggi noi abbiamo invitato due testimoni, due testimoni privilegiati dalla Polonia e dall'Italia, persone che si sono lasciate afferrare dall'imponenza della umanità di Giovanni Paolo II alla mia sinistra Josef Dabrowski, una delle personalità più significative del mondo polacco, che ha conosciuto l'allora arcivescovo Karol Wojtyła nel 1973 e che da allora fino agli ultimi mesi, le ultime settimane della sua vita ha condiviso con lui i passi di un'amicizia e di una storia eccezionali. Lui che è stato tra i protagonisti di Solidarnosc, che è stato in carcere durante l'epoca della legge marziale e del colpo di Stato per testimoniare dentro il lavoro, dentro il mondo polacco dell'epoca la sua fedeltà alla fede, a Cristo e alla mia destra. Eccellenza Monsignor Luigi Negri, che tutti ben conosciamo, che ha dedicato non poca parte della sua vita e del suo lavoro intellettuale allo studio, all'approfondimento, alla diffusione del Magistero di Giovanni Paolo II. Abbiamo chiesto a loro di raccontarci che cosa ha significato, che cosa ha rappresentato per la loro vita la conoscenza, la frequentazione, lo studio, l'incontro con questo gigante. Gigante perché, ripeto, afferrato da Cristo e reso protagonista della storia, senza paure, pronto a sfidare interi regimi, interi sistemi di potere, con l'unica arma della sua testimonianza. E prima di dar loro la parola, però, devo ricordare anche... Quella lunga storia di cui tutti siamo in qualche modo, io perlomeno, figli. Ed è la lunga storia dell'amicizia, della frequentazione, della, dello scambio intenso di corrispondenza tra Don Giussani e Giovanni Paolo II. Iniziato nel lontano, anche per Don Giussani, 1973 in Polonia e che dall'arrivo del Papa polacco è stata punteggiata di eventi, di incontri, una storia, una storia che nel, nel suo primissimo inizio aveva già i germi, conteneva già le tracce di tutto il suo sviluppo. Sentite cosa scrisse Don Giussani nel... 1979, all'indomani della prima udienza che Giovanni Paolo II gli concesse, riassumendo il messaggio che era riecheggiato nelle parole di quella prima udienza, all'inizio di tutto, quando tutto il mondo si domandava ma chi è mai questo Papa polacco? Cosa pensa? Cosa pensa della Chiesa? Cosa pensa degli uomini? Cosa si aspetta dal mondo? disse Don Giussani. Tre cose. La prima, Gesù Cristo è la verità di tutto l'uomo e la fede è la forma di tutta la vita e la sua operasità. Secondo, non c'è quindi da una parte la fede e dall'altra gli interessi, gli impegni della vita, il lavoro. No, la fede è la sorgente del criterio per affrontare tutti i problemi dell'esistenza ed è nella fede che si deve radicare il nostro comportamento nell'ambiente. Terzo, in particolare è necessario che la fede si esprima come cultura. È infatti la cultura che determina il volto di un popolo, esprimendone la storia. La nostra fede non deve avere complessi di inferiorità. Di fronte alla cultura dominante, e concludendo quella sua prima lettera, rivolse a tutte le persone di Cl un appello, un invito appena uscito dall'udienza, nel cuore della mia gioia provavo un senso di responsabilità grande, una volontà di servire quell'uomo con tutte le mie forze e con tutta la mia vita. Questa responsabilità vorrei che investisse tutti. Amici miei, in un mondo dove la fede, sembrano dette per l'oggi, in un mondo dove la fede è così smarrita e l'ingiustizia è così grande, scuotiamo la nostra inerzia, spacchiamo il nostro egoismo, travolgendo il nostro borghesismo. Amici miei, serviamo questo uomo, serviamo Cristo in questo grande uomo con tutta la nostra esistenza. Questo ha segnato la nostra storia per quasi 30 anni e il meeting è frutto anche di questa fedeltà a Pietro, perché senza Pietro non c'è sicurezza di fede per un cristiano, perché Pietro è l'argine sicuro, stabilito da, dal Dio, dal Padre, da Cristo, perché un cristiano possa camminare veloce, o zoppicando, non importa, verso il suo destino. E allora io cedo subito la parola per il primo intervento al dottor Dabrowski. Grazie. si ha lodato Gesù Cristo. In questo modo il santo padre ha salutato tutto il mondo nel giorno della sua prima apparenza sulla loggia della basilica di San Pietro. Ma in questo modo i, i polacchi si salutano ogni giorno. Non è un caso, non è una situazione straordinaria. Per questo Col nome di Gesù Cristo vorrei incominciare la mia testimonianza. Sono molto commosso di questo invito che ho ricevuto da organizzatori di meeting perché non è una cosa semplice di raccontare le cose più profonde nella vita spirituale anche quando non è la mia lingua materna. Così dall'inizio chiedo scusa il mio italiano non sarà così perfetto ma come se, la se, se mi sbaglio mi correggerete Corri <ride> grazie per il vostro caloroso applauso ma Vorrei cominciare dal primo giorno, quando il Santo Padre ci ha chiamato di aprire le nostre porte a Cristo. Ma poi, oltre queste famose parole che sono in giro da 30 anni e che, quale abbiamo potuto trovare anche sulla piazza San Pietro nel giorno della sua beatificazione, il Santo Padre ha detto oggi così spesso l'uomo non sa cosa si porta dentro nel profondo del suo animo del suo cuore così spesso è incerto del senso della sua vita su questa terra e' invaso dal dubbio che ci tramuta in disperazione permettete quindi a Cristo di parlare all'uomo. E poi abbiamo potuto ascoltare, perché con mia moglie avevo questa grazia, che dal 16 ottobre eravamo presenti a Roma, eravamo proprio i testimoni di questo storico evento di elezione del Papa polacco. Il 22 il Santo Padre ci ha chiesto Aiutate il Papa e tutti quanti vogliono servire Cristo e con la potesta di Cristo servire l'uomo e l'umanità intera. La potesta assoluta del Signore non parla con un linguaggio di forza ma si esprime nella carità e nella verità. Dopo il ritorno Parlando con mia moglie, pensavamo che cosa possiamo fare, in quale modo possiamo aiutare al Santo Padre. Perché lui, dal dall'inizio del suo pontificato, diceva: i tempi nuovi continueranno a richiedere la nostra testimonianza. E poi, per essere testimone di Cristo, per rendergli testimonianza, Prima bisogna seguirlo, bisogna imparare a conoscerlo, bisogna mettersi per così dire alla sua scuola, penetrare tutto il suo mistero. E poi aggiungeva spesso che per dare testimonianza a Cristo occorre prepararsi. La testimonianza infatti nasce matura e si nobilita nell'atmosfera di preghiera, di quel profondo e misterioso colloquio con Dio, in ginocchio. Non si può mostrare Cristo agli altri se prima non lo, non lo si è incontrato nella propria vita, soltanto allora la testimonianza avrà vero valore. Stare in ginocchio davanti al Signore. Questi che avevano grazia di incontrare Santo Padre potevano vedere quanto tempo lui stava in ginocchio davanti al Signore. Prima della messa, durante la messa, anche alla fine della messa che faceva nella sua eh, cappella privata, al minimo 20 minuti, mezz'oretta, stava in ginocchio davanti al Signore. Che cosa, che cosa significa questo per noi, per noi uomini di terzo millennio, di seguirlo in questa posizione davanti al Signore, di stare in ginocchio? Perché, come diceva il Santo Padre, noi dobbiamo essere sempre pronti a dare la testimonianza non immaginavo in quel momento quando sentivo queste parole importanti nel 22 ottobre 78 che fra un po' arriverò nelle condizioni quando buon Dio mi chiederà di dare veramente una testimonianza forte quando dopo 13 dicembre 1981 è stato proclamato Colpo di Stato legge, hanno introdotto legge marziale. Non sapevo che cinque mesi, mi buon Dio mi regalerà per la mia conversione. Perché prima non avevo tanto tempo a dedicare a lui, non avevo tempo di pregare, non, cercavo sempre le scuse di, eh, soprattutto <ride> Durante le Pentenze di spiegare perché non potevo pregare. Ma Lui mi ha chiesto di avvicinarsi più, più vicino possibile a lui. Così per la prima volta, durante questo periodo, ho preso nelle mie mani il Vangelo. Ho portato questo libro con me perché è il mio amico. da quel momento. Qui ci sono tutti le eh, dedicazioni dai vescovi che visitavano il nostro prigione. C'è anche la firma del nostro cardinale Francesco Maharsky. Perché questo libro è diventato veramente un, un pane della vita. Potete immaginare 24 ore quando non si fa niente, 24 ore con dubbio, 24 ore quando di notte ti svegliano per fare le stupide domande, per 24 che non hai contatto con la sua famiglia, con i suoi bimbi, 24 di stare sempre in attesa. E lui mi ha regalato veramente un aiuto forte con questo libro, con questo Vangelo, che ho letto per la prima volta dal, dalla prima all'ultima pagina. E poi ho capito bene che con lui tempo non è tempo perduto, perché all'inizio lamentavo un po' che la mia prigione è un castigo. Che non, è un che non è una cosa giusta, non è una cosa eh, che posso accettare. Ma dopo, quando sono uscito dal prigione, durante la, prima, durante la prima interrogazione della polizia segreta, ho detto: Vi ringrazio di cuore per questo che mi avete, che me, che, che mi avete regalato cinque mesi di stare così vicino col Cristo. Erano stupidi, pensavano che sono uscito un po' fuori testa, perché è normalmente che si reagisce in questo modo. E poi ho scoperto anche la bellezza delle eucaristie. Non solo per questo che avevamo unica occasione di lasciare le nostre celle, perché eravamo sotto il chiave. E ogni settimana, quando venivano i vescovi per celebrare la Messa, c'era l'occasione di partecipare nell'Eucaristia. E questo mi ha, dato, mi, ha, mi ha aiutato molto, non solo di sopravvivere, ma di confrontare le situazioni veramente difficili. Perché nell'ambiente dell'odio, quando ci trattavano come più gravi eh, nemici del sistema e anche eh, più pericolosi eh, membri della società, non era facile di guardare a questi uomini con, col sguardo d'amore. Ma potete immaginare in quale modo potevo recitare Padre Nostro. Oggi questo mi, mi commuove anche perché questa era la più dura battaglia nella mia vita: di non entrare nell'ambiente dell'odio, di non essere convinto che un altro uomo è il, è il mio nemico. Così, Ricordando l'esperienza del nostro primate Wyszynski, che anche ha trascorso in prigione tre anni, io pregavo per non essere che l'odio non vincerà nella mia vita. E questa è un'esperienza che, che mi aiutava molto anche negli anni seguenti. perché Dopo il liberamento, mi hanno organizzato la vita in completamente modo nuovo. Mi hanno licenziato dal primo posto del lavoro e mi hanno messo in una stanza dove, durante due anni, potevo fare solo niente. Dalle 7 del mattino a, a tre del pomeriggio. Avevo obbligo di stare in questa, in, questo, in questa sala e non fare niente. Così potevo di nuovo ritornare alla mia esperienza spirituale. Perché quando c'è tempo da riflettere eh, c'è sempre l'occasione di guardare dentro il proprio cuore. È come... Diceva Santo Padre quando era cardinale, quando poi all'inizio del, del, del suo pontificato spiegava ai ragazzi, diceva che la preghiera è, una, è un ambiente straordinario dove si parla confidenzialmente col Dio stesso. Ritrovare questo rapporto con Dio. Non è una cosa facile, ma io posso dire che è possibile e necessaria, perché quando si trova questo rapporto con Dio indiretto, non è importante quante parole noi rivolgiamo verso Lui, ma è importante questo che Lui ci vuole far sentire che. Noi dobbiamo ascoltare di più che parlare e questa è la mia esperienza che vorrei condividere con voi perché molto spesso quando parlo con i giovani dicono abbiamo le difficoltà di pregare, ma io raccontando la mia storia gli rispondo dovete ascoltare di più che parlare. Questo è il frutto dell'insegnamento del Santo Padre, perché lui ci ha aiutato molto a scoprire tante, tanti modi di questa relazione straordinaria con Dio. E quando lui recitava Rosario, io guardando il Santo Padre non capivo perché fa così. Anche pensavo, anche pensavo che lui esce fuori questa situazione dove si trova e recita il rosario come recitano le vecchiette senza contemplare questo che si, che si recita. Ma quando lui ci ha insegnato che... Recitare il rosario significa imparare a guardare Gesù con gli occhi del, di sua madre, amare Gesù con il cuore di sua madre. Ho scoperto che la guida più brava per me, più, che, che mi può aiutare di più è la Maria. Non capivo del Santo Padre. Delle, di queste parole che, che Carol Voitio ha scelto come il suo eh, eh, le parole totus tuus eh, perché mi sentivo che più importante è di stare sempre nel rapporto con Gesù che con Maria ma poi ho capito che Col Maria si capisce di più, si può stare più vicino al suo figlio. E così io vorrei ringraziare eh, al Santo Padre che, che mi ha aiutato di trascorrere questi due anni chiusi a ritrovare questa ricchezza della preghiera, del rosario, anche eh, della meditazione, perché quando dovevo stare fermo, praticamente mettendo i mani sul panco, potevo recitare il rosario usare, usando le, le mie dita, così nessuno mi poteva controllare che cosa sta dentro la mia testa e anche non eh, dovevo fare neanche un gesto, perché? Potevo, quando se qualcuno è un po' nervoso, sta giocando con le sue dita sul tavolo, eccetera, eccetera, così mi, mi potevano, non mi potevano dire niente. E così oggi eh, posso dire che questo tempo, regalato da buon Dio, cinque mesi nel prigione, poi due, due anni in un Castigo, possiamo dire, eh, in un posto che mi preparavo all'attività pubblica che è successa dopo 89. Nel anno 88, Santo Padre ha scritto nelle apostolica Triste Fidei Slaici situazioni nuove sia ecclesiali sia sociali. Economiche, politiche e culturali, reclamano oggi con una forza di tutto particolare l'azione dei fedeli laici. Se il disimpegno è sempre stato inaccettabile, il tempo presente lo rende ancora più colpevole. Non è lecito a nessuno rimanere in ozio. Queste parole ci mancavano ieri, quando sentivamo queste testimonianze, questi eh, eh, discorsi. Perché c'era la domanda, c'era una richiesta di mettere nell'attività politica i giovani. Ma senza essere convinto che questo era ver è il vero posto del per i cristiani a, a dare un'occasione di cambiare il mondo non è stata sottolineata troppo forte e penso che oggi c'è l'occasione di, di, di dire questo di ripetere queste parole del Santo Padre. Non è disimpegno, è sempre stato inaccettabile. Il tempo presente lo rende ancora più colpevole. E così la vita pubblica, quattro anni del Parlamento, mi chiedeva sempre... Alle risposte molto difficili. Grazie dei nostri eh, colleghi che un paio di anni fa hanno chiesto di costruire la Cappella con Santissimo dentro nel Parlamento, potevo trascorrere tanto tempo davanti al Signore per confrontare le mie proprie opinioni con decisioni che devo fare votando pro o contro le soluzioni proposte. E come ascoltavo ieri tutti tutte le, eh, i discorsi, ho, ho scoperto che ci manca oggi questa situazione che la gente responsabile per la vita pubblica, per i beni comuni, sta così poco in ginocchio davanti Santissimo. Penso che è una risposta che non, non, ha, non ho bisogno di commentare. E sono convinto che oggi, come diceva Santo Padre, ci aspettano le situazioni difficili: perché come sapete bene, ci sono i mezzi che, che ci permettano solo di seguire una strada preferita, anche quando non, non dicono che è unica, praticamente non ti danno l'altra scelta. E così noi vogliamo oggi di preparare la squadra nuova. Io come mi ha presentato eh, la portavoce di CIEM, caro Alberto, io sono da 15 anni responsabile, sono presidente nazionale dell'Associazione Cattolica dei Ferrovieri Polacchi. Associazione Cattolica vuol dire che è un'associazione riconosciuta da, dalla Conferenza dell'Episcopato dell polacco è anche riconosciuta dallo Stato polacco. E da quel momento, dal 1994, facciamo un lavoro che ha uno scopo principale, a preparare la gente a confrontare le situazioni nella sua vita familiare, nella sua vita eh, sociale, nella vita pubblica, perché noi abbiamo bisogno di essere preparati per non essere sottomessi a, alle forze pubbliche trasmette dalla televisione, dalla radio, dalla, dai giornali. Perché qualche volta, tante volte quando parlo con i giovani mi rispondono, ma nella televisione ha detto così, ma nel giornale hanno scritto così. Ma io domando sempre. Ma, me, ma che cosa ha detto su questo problema il Santo Padre? Che co, qual è l'opinione della Chiesa? Che cosa diceva Gesù Cristo su queste cose? E qui ci sono i momenti di, di dubbio perché non, non riescono a trovare la risposta. Per questo io dico che dobbiamo essere più sensibili all'insegnamento del, del Papa. Dobbiamo essere più aperti all'insegnamento dei nostri pastori, dei nostri vescovi. Dobbiamo essere più sensibili a questo che ci ha lasciato il nostro beato Papa Giovanni Paolo II. Perché il tempo purtroppo vola. <ride> C'è tanto da raccontare. Ma seguendo il Santo Padre. Vorrei concludere il mio, la mia testimonianza con una bellissima preghiera che il Santo Padre ha concluso l'enciclica Veritatis Splendor. O oh Maria, Madre di Misericordia, veli su tutti perché non venga vana la croce di Cristo, perché l'uomo non smarisca la via del bene. Non perda la coscienza del peccato, cresca nella speranza in Dio, ricco di misericordia, compia liberamente le opere buone da lui predisposte e sia così con tutta la vita a lode della sua gloria. Grazie. L'esistenza i cristiani affrontano la loro esistenza di uomini, perché nella loro esistenza sono uomini come tutti gli altri, ma la vivono secondo la verità della morte e della resurrezione del Signore, secondo la legge della carità, e in questo fanno l'esperienza di una cosa nuova che è per loro, ma che è per tutti. Era necessario che l'eroico diventasse quotidiano perché il quotidiano potesse diventare eroico. E il quotidiano è la vita di ogni giorno, il mangiare, il bere, il vegliare, il dormire, il lavoro, la professione, la famiglia, i figli, l'educazione, la crisi della società. Tutto questo è la materialità della nostra missione, perché la nostra missione è dimostrare agli altri che si può vivere le circostanze della vita non secondo l'ottuso e meschino interesse intellettuale o economico di cui ciascun uomo è, è tentato, ma si può vivere per Cristo che è morto e risorto per noi. Un gigantesco! Un gigantesco movimento di missione che aveva e dà come soggetto la singola persona. Il Papa disse ho bisogno dell'aiuto di tutti i figli della Chiesa per rispondere a questa sfida. E la sfida del nichilismo, perché poi l'ottusità delle ideologie totalitarie si è trasformata, ma era inevitabile, nella dittatura del relativismo e del nichilismo. Non si combatte il nulla con ideologie, neanche con ideologie religiose. Non si combatte il nulla con progetti, neanche con progetti di impegno etico marcato cattolicamente, si combatte il nulla con la cultura della vita. E la cultura della vita è la cultura di un popolo che mangia e beve, veglia e dorme, vive e muore non più per se stesso, ma per lui che è morto e risorto per noi. La Chiesa ha risposto alla crisi della nostra società e risponde alla crisi della nostra società soltanto in un modo. Essendo autenticamente Chiesa e rivelando dal fondo della testimonianza di fede questa capacità di umanità nuova, insegnando ai cristiani ad essere autenticamente cristiani, ha contemporaneamente insegnato, lo dicevo prima, agli uomini ad essere veramente uomini. Questo Annunzio di Cristo è, in, è entrato nel circolo vitale di milioni e milioni di uomini. Che hanno rincominciato a sentire il gusto del camminare secondo la misura dell'infinito, del mistero. Hanno incominciato anche loro a capire che la vita non si chiude dentro la meschinità dello spazio, del tempo, dell'egoismo e del potere. Così, in questo insegnamento all'uomo è fiorito il grande insegnamento sulla libertà inteso non come autoaffermazione di sé senza nessuna regola, ma intesa come responsabilità che l'uomo si prende di fronte alla verità di Dio e alla propria verità, i diritti fondamentali dell'uomo, di cui il Papa è stato negli anni del suo pontificato pressoché l'unico difensore in qualsiasi condizione o in qualsiasi situazione, i diritti dell'uomo, i diritti fondamentali della libertà, della libertà religiosa, della libertà di cultura, della libertà di famiglia, della libertà di educazione, della libertà di intrapresa, di fronte a uno Stato che non deve investire questi diritti come se questi diritti nascessero da lui ma deve riconoscere e promuovere questi diritti che ciascun uomo porta nel cuore perché sono nel suo cuore immagine e somiglianza di Dio. È una cosa formidabile questo andare oltre il campo strettamente della professione di fede per incontrare tanti uomini, i milioni di uomini che sono andati a venerare la sua salma, i milioni di uomini che hanno visitato la sua tomba. I milioni di uomini che nelle parti più diverse del mondo si rivolgono a lui come a intercessore e a protettore della fatica quotidiana, sacrificata e lieta della testimonianza di fronte al mondo perché la gloria di Dio, come ci ha insegnato Don Giussani, sia proclamata di fronte al cuore di ogni uomo. Un grande educatore della Chiesa e un grande educatore del popolo un grande educatore della Chiesa e un grande educatore del popolo, guardando il quale e seguendo il quale la speranza cristiana è cominciata a rifluire nel cuore di tanti uomini che sembravano delusi e magari lo sono ancora per certe gravissime situazioni che attraversa la nostra Chiesa e la nostra società. Ma Giovanni Paolo II ci ha insegnato che siccome Cristo è con noi, la nostra confidenza a Lui, il nostro rispondere a Lui ci mette in una posizione unica, irriducibile, indistruttibile. Di questo ci ha dato testimonianza che la vita umana consegnata a Cristo, cioè consegnata a questa strada nuova, assolutamente nuova, alla migliore di tutte le strade che si possano percorrere, Diventa vita e vittoria. George Weigel, che è uno degli studiosi più acuti di Giovanni Paolo II, scrive: Per gran parte della tarda modernità, la dipendenza da Dio è un segno di, è un ostacolo, è un segno di immaturità ed un ostacolo alla libertà. La vita di Karol Wojtyła e quanto ha vissuto come Papa Giovanni Paolo II suggeriscono una sorprendente alternativa. Che un uomo afferrato e trasformato dalla via migliore di tutte può piegare la curva della storia facendo avanzare la causa della libertà. La storia non è un meccanismo, non è una serie di leggi meccaniche. Non è un processo che non può essere fermato da nessuno. L'uomo cristiano che vive fino in fondo la sua fede è capace in forza di questa fede di piegare il senso della storia, in modo tale che il senso della storia ospiti quella cosa imprevedibile, assoluta, perché è il volto di Dio nel cuore di ogni uomo, la libertà. La gloria di Dio è un uomo nuovo che vive nel mondo. Diceva Sant'Ireneo, tante volte citato da Giovanni Paolo II: La gloria di Dio è la gloria di coloro che, come Giovanni Paolo II, si sono abbandonati a Cristo e hanno visto la loro esistenza trasformata in una fecondità irresistibile. Per questo, guardandolo, vedendolo agire, sentendo la Sua testimonianza, anche quando aveva il volto silenzioso della, mal della malattia che lo minava e non poteva far altro che agitare il crocifisso davanti alla folla assiepata sotto i gemelli tutte le volte che ab lo abbiamo visto e abbiamo partecipato direttamente o indirettamente alla sua testimonianza abbiamo potuto ripetere con una consapevolezza sempre più grande ed è questo che io vorrei Affidarvi alla fine di questa breve rievocazione. La Bibbia dice: Il mio cuore è lieto perché Dio vive. Vedendo un uomo di fede, si vede oggi la vita di Dio. Grazie. Come ci ha ricordato Monsignor Negri, la sfida che Giovanni Paolo II ha portato all'uomo contemporaneo e quindi a ciascuno di noi, riaprire il dialogo tra Cristo e il cuore dell'uomo. E così facendo ha risvegliato in tanti di noi, in tanta umanità, alla ricerca faticosa di una certezza, il proprio senso religioso. Lo ha risvegliato, lo ha ridestato, mostrando come la nostra umanità è il principale alleato di Cristo per prendere possesso di tutta la realtà. E lo ha ricordato anche Benedetto XVI nell'Omelia per la Beatificazione, quando con una frase molto forte ha ricordato che il beato Giovanni Paolo II. Ha ottenuto questo con la sua testimonianza. Quella carica di speranza che era stata ceduta in qualche modo al marxismo o alla ideologia del progresso, egli l'ha legittimamente rivendicata al cristianesimo, restituendole la fisionomia autentica della speranza da vivere nella storia, non fuori, non nell'aldilà, non dopo, ma ora, qui, in una esistenza personale e comunitaria orientata a Cristo, pienezza dell'uomo e compimento delle sue attese di giustizia e di pace. E questo è quello che ci conquistò e che conquistò soprattutto, lo ha ricordato anche Monsignor Negri, fin dall'inizio Don Giussani, fin da quel primo incontro, fin da quelle prime battute in cui rimase conquistato da un uomo. Che era così preso dall'incontro con Cristo che non poteva non contagiare chiunque si imbattesse in Lui. E tutta la nostra storia, noi con presunzione lo dico, anche per coloro presenti in questa sala che possono essere qui per la prima volta, non rendersene conto, noi siamo figli di quelle umanità di quell'umanità e della storia che è nata da lì. E la fedeltà con cui il beato Giovanni Paolo II non ha fatto mai mancare per tutti gli anni del suo pontificato un messaggio al meeting di Rimini fino all'ultimo anno prima di quel 2005 della sua morte. Ha accompagnato con una paternità, con un'amicizia, con una fedeltà la storia di tanti, tanti come noi, non migliori, non più bravi, non più capaci degli altri, ma più semplicemente afferrati, presi da un incontro, non da un discorso come ha ricordato anche Monsignor Negri, ma da un avvenimento, da qualche cosa che ha introdotto nella vita una certezza, una certezza non come una magia, che si introduce dall'esterno, ma dall'interno della nostra umanità, e ha segnato l'inizio di un cammino che in questo 32 ⁇ meeting segna una nuova tappa. E noi siamo grati a Giovanni Paolo II e siamo grati a Benedetto XVI, che ancora ieri, concludendo la giornata mondiale della gioventù a Madrid, ha rilanciato questa sfida entusiasmante. L'entusiasmo per Cristo che rende umana la vita, desiderabile l'esistenza, certo il cammino, perché certo è il destino a cui siamo affidati. E allora si può essere nel chiuso di una prigione, si può essere vescovo della Chiesa, si può essere volontario, si può essere padre o madre di famiglia, lavoratore e per tutti vale questa sfida entusiasmante. Per cui l'esistenza diventa un'immensa certezza, a condizione che siamo, come fu Giovanni Paolo II, semplici, cioè disponibili a riconoscere ciò che accade e a seguirlo. Grazie per la vostra testimonianza e a tutti voi.